Cari amici, siamo alla mostra del Tintoretto, alle Scuderie del Quirinale. Stavo guardando il quadro che adesso è dietro di me, che è il cosiddetto Miracolo dello Schiavo, un grande miracolo di San Marco, il quale salva uno schiavo il quale era stato accusato di cose terribili. Sapete qual è la parte più avanzata verso di noi, verso il nostro occhio? Il piedone del santo che precipita dall'alto. Tintoretto è uno spericolato e vuole dare la sensazione di estrema mobilità dell'immagine. È un pittore di grandi scene, insomma, per cui è uno che mette una quantità di gente dentro i quadri incredibili, abnormi, perché Tintoretto è esuberante. Tintoretto aspira a una universalità, vuole essere il pittore di tutti, dei nobili, dei governatori, del popolo, delle classi subalterne. Queste due ultime scene, per esempio, hanno il doppio livello dello stile elevato, rivolto ai grandi esperti, e dello stile più semplice, più popolare. In una delle due ultime scene, la prima, la scena è quella del tradimento di Giuda, e questo implica un certo modo di costruire. Nell'altra, la scena è quella della istituzione dell'Eucarestia. È evidente che nell'istituzione dell'Eucarestia la pittura di Tintoretto sale di livello, di nobiltà. I procuratori, i dogi, i camerlenghi sono i suoi clienti. La scena è proprio una scena artistica, naturalmente, e politica. I camerlenghi si presentano davanti alla Vergine Maria e danno il rendiconto. Sono accompagnati da tre personaggi che recano un sacco. Cosa c'è in quel sacco? Il consuntivo, i soldi ci sono. Non è un omaggio formale, ecco il punto interessante. È tipico del Tintoretto, la sua arte è sempre sostanza. Nell'anno in cui Tintoretto dipinge il quadro dei Camerlenghi, dipinge anche questo ritratto. È Jacopo Tatti, detto il Sansovino, un artista grandissimo, celebratissimo. Tintoretto fu lodato da un suo grandissimo amico Pietro Aretino per questo motivo. Diceva: tu sei grandissimo nel ritratto, ma soltanto per quel che riguarda la faccia. Il resto è poco importante per te. Una delle opere profane più celebri del Tintoretto è dietro le mie spalle, La Susanna e i Vecchioni. È molto interessante come Tintoretto tratta il nudo femminile. La casta Susanna rappresentata qui, lui in verità la rappresenta come una Venere, come fosse cioè una figura della mitologia greca e non un personaggio della Bibbia. Susanna è attorniata da monili, da oggetti per far rifulgere la sua bellezza. La cosa molto interessante è la luce e la modellazione delle immagini. Ancora una volta è l'occhio che guida la mano. L'incarnato e l'ombra delicata che scende sul corpo sembrano davvero una carezza dello sguardo del pittore. Tintoretto ha sempre forzato la mano e ha fatto diventare questa forzatura la quintessenza del suo stile. E in questa grande elegia finale la mano si allenta e emerge una delle caratteristiche della sua mano che l'ha accompagnato per tutta la vita, quella del confine incerto tra la perfetta definizione e l'incerta definizione dell'immagine. Ci sono alcuni quadri anche del periodo più giovanile, per esempio la scuola di San Marco, dove alcune figure sembrano degli ectoplasmi, non sono neanche ben definiti, sono dei fantasmi che compaiono sulla scena.
l'idea dell'inconscio che preme nel conscio arriva fino all'ultimo giorno. Poi nel 1594 Tintoretto muore.